Stai ascoltando Tutti i gatti del mondo. Quarto episodio. Camilla. Nella puntata precedente. Alice Teodoro ha deciso di non arrendersi. Un po' perché non la chiamano la risolutrice così a caso. È cocciuta, determinata, rumorosa. Un po' perché è davvero convinta di aver visto Camilla, il gatto dei Di Palma, dopo la sparizione. Per questo ha radunato tutti i vicini di Via delle Fragole in una stanza. Grazie per essere venuti qui oggi. Se siamo qui è perché non possiamo e non vogliamo rassegnarci. Secondo me, i nostri gatti, tutti i gatti, sono ancora vivi e possiamo riportarli a casa. La riunione è andata bene e il comitato ha iniziato subito a muovere i primi passi. Hanno stampato le magliette e sono andati ospiti del programma televisivo Sei sicuro sicuro di averlo visto? Per fare arrivare ai gatti un messaggio chiaro. Vi amiamo ancora! Tornate a casa! Avete sentito anche voi? Sembra un miagolio. Ma non può essere. Gatti! Sono gatti! Non ci posso credere. Ok, mettiamo il traduttore automatico gattese-italiano per capirci qualcosa. Davvero mi vuoi dire cosa posso o non posso mangiare? Tu, proprio tu, che sei scomparso al quinto giorno, ti siamo dovuti venire a prendere a casa! Dentino, ho solo detto di andarci piano con le crocchette. Non sappiamo per quanto tempo saremo in questa situazione. Tanto vale non esagerare con le razioni. Silenzio, pallino! È colpa mia se ho sempre fame! Sono nervoso, la mia pelliccia non è mai stata più stropicciata di così. Questa umidità mi sta entrando nelle ossa. Queste crocchette sono l'unica cosa che somiglia alla normalità. Mi manca il mio divano. Shh! Sta per parlare Camilla! Camilla Di Palma è appena entrata nella stanza. Dietro di lei migliaia di gatti la seguono. Camilla si ferma e tutti i gatti le si radunano intorno. Non c'è dubbio, Camilla è piuttosto importante in questo gruppo di felini. La gatta è seria e immobile, mentre aspetta che tutti prendano posto. Al suo fianco, Leon Teodoro, in stile guardia di sicurezza. Leon si guarda intorno con fare minaccioso per proteggere la sua amica da eventuali pericoli. Gatte, gatti, sbaglio o qualcuno di voi indossa ancora i collari? Davvero vogliamo sentir tintinnare campanellini tutto il giorno? Fatemi il piacere, toglieteli subito! Sono il simbolo dell'oppressione umana e noi ora siamo liberi. Chi l'ha mai portato un campanello? Lo so che è difficile adattarsi a questo nuovo stile di vita, perché, diciamola tutta, siamo stati viziati. Quelli stavano esagerando. Portarci in giro con i guinzagli. Ma che siamo, cani? Ma non è solo questo. I nostri padroni. Davvero qualcuno pensa che i gatti si possano possedere? Che qualsiasi essere vivente possa essere di qualcuno? Noi siamo nostri! E poi, l'ingratitudine. Gatti che riportano a casa gli umani dei topi come regalo, e loro che fanno? Ci sgridano. Ma non glielo ha insegnato nessuno che quando qualcuno ci fa un regalo, anche se non ci piace, si deve sempre ringraziare? Ah, mi ricordo ancora il peggior Natale in assoluto, quando Carla mi ha regalato un golfino. Fucsia, poi. Un colore che mi sbatte tremendamente. E io ho ringraziato lo stesso. Ma veniamo alle cose serie. Questa notte arriverà un nuovo carico di crocchette. Siete liberi di mangiare quanto volete oggi. E ora potete applaudire. Brava! Mentre i gatti corrono a mangiare tutto il cibo rimasto, Leon prende in disparte Camilla guardandosi intorno per controllare che nessuno li senta. Camilla, cara, lo sai che ti adoro, ma questa volta l'hai fatta grossa. Tutto questo è molto stressante e lo sai che a me non piace l'azione.
Lo so, Leon. Ma che posso fare a questo punto? Dire a tutti la verità. Sei pazzo, Leon. Questi mi linciano. Hai presente quanti siamo in tutto il mondo? Immagina se tutti contemporaneamente ce l'avessero con me e volessero farmela pagare. Io dico che siamo ancora in tempo. Magari basta chiedere scusa. Dire che era tutto uno scherzo. Ma no, Leon. Ormai dobbiamo fare la rivoluzione. Non ho voglia neanche io, ma... ho le zampe legate. Oh, mi stresso solo a guardarti, cara. Sta arrivando qualcuno. Leon e Camilla sono interrotti bruscamente da un gatto rosso tigrato di nome Proust, che corre verso di loro. C'è qualcosa che dovete vedere. Seguitemi. Si dirigono in una piccola stanza costruita sotto un tombino. Sono proprio al di sotto di una strada. Dalle fessure entra la luce bianca di un lampione e quella rossa di un semaforo. Cosa volevi farci vedere? Proust ha accumulato vari pezzi di tecnologia. Un computer, un cellulare, delle strane antenne e uno stereo. Il gatto avvia la riproduzione di un video sul cellulare e si sente la voce di Enza, ospite a Sei sicuro, sicuro di averlo visto? Che canta per i suoi gatti. No, aspettate, devo tornare indietro. Ciao Camilla, spero davvero tu possa sentirmi. Stai bene? Dove sei? Dove siete andati tutti? Mi dispiace, non dovevo dirti di sparire. Lucilla non è mia amica, tu sei mia amica. Se mi senti, torna a casa, mi manchi tanto. Proust e Leon guardano un po' il video e un po' il muso di Camilla, che però non lascia trapelare nessuna emozione. Leon, non è come sembra. Non ti ho sostituito con il cane di mio fratello. Ti ho messo da parte un po' di cena ogni giorno e l'ho nascosta in casa. Quando sente la voce di Agostino, Leon prende il cellulare tra le zampe per guardarlo più da vicino. Agostino. Leon è visibilmente emozionato. Vorrebbe rimandare indietro il video, ma non è proprio bravo con questa cosa della tecnologia. E poi Camilla lo sta fissando. Oh, datti un contegno, Leon. Abbiamo da fare. Leon non ha il coraggio di ribattere nulla. Camilla è la sua più vecchia e cara amica, ma nessuno, neanche lui, può farle cambiare idea. Nella prossima puntata. Mi stai minacciando? Ti sto supplicando di ragionare! Aiuto! Aiuto! Scappate! Si sta allagando tutto! Scappate! Tutti i gatti del mondo è una produzione Loud Stories. Prodotto e curato da Marta Freddio. Scritto e diretto da Chiara Giantella. Registrato presso Synchrodub Bologna. Supervisione voci Stefano Cutaia. Assistenza alla registrazione Noemi Castelvetro. Fonica di sala Luz Gonzales Rios. Sound design, post produzione audio, sigla originale Amplitudo. Interpretato da Massimo Antonio Rossi, Mariangela Salmi, Sofia Bendaud, Lucia Gadolini, Luca Costantini, Alice Nanni, Stefano Cutaia, Pietro Mengozzi, Riccardo Cutaia, Marco Musso, Francesco Bedeschi, Matteo Fantuzzi, Elena Berto, Noemi Castelvetro, Francesca Consalvi, Luigi D'Onofrio, Martino Morando Sibert, Anna Fusco, Tommaso Emanuel Martini.